In casa Gela più di qualcuno ha pronunciato il mantra «prima la salvezza, poi si vedrà». Attenzione dunque a parlare di playoff, nonostante la posizione in classifica della squadra di Bruccoleri permetterebbe sicuramente di farlo, step by step. Ed il primo obiettivo passa inevitabilmente dalla sfida di domani con il Messina. Il derby indicherà la via da percorrere, quella più lunga e in salita oppure una piacevole scorciatoia per raggiungere chi è davanti in caso di successo. L'ultima vittoria, tra virgolette, in casa risale proprio all'unica sfida giocata sul campo di San Cataldo, il Valentino Mazzola, contro un'altra squadra peloritana, il Città di Messina. Ma mentre bianco-azzurri faticano a decollare nelle gare interne, per la squadra di Biagioni vale l'opposto. Il successo esterno manca da 3 mesi. Proprio per questo c'è per i bianco-scudati la voglia di non fallire e dare seguito al momento positivo che ha invertito la rotta e riportato serenità all'ambiente. Stiamo cercando tutto quello di recuperare la costa, il rientro di Polito e Pizzardi. Cerchiamo settimana dopo settimana, insomma, di mettere su, diciamo, i cocci che rimangono, però i giocatori, cioè i ragazzi sanno che noi ogni settimana abbiamo determinate problematiche, soprattutto, ma non mi lamento, non mi sono mai lamentato e continuerò a non farlo, perché penso che questa squadra ha un'anima, ha ritrovato un'anima. Sono ragazzi molto disponibili, uno è tifoso dell'altro, e questo abbiamo creato un gruppo eccezionale, grazie anche al lavoro della società, del direttore sportivo, del direttore generale, quotidianamente sono sempre presenti, e questo lavoro che stiamo facendo è un lavoro di gruppo massimale. Il tecnico non svela la formazione, ma considerata la rosa striminzita non è difficile ipotizzare un 11 al quale si affiderà. Nelle ultime ore poi i problemi sono aumentati con la notizia dello stop del portiere Castaldo, alle prese con un problema al ginocchio che potrebbe lasciarlo lontano dal campo per almeno un mese. Schisciano è febbricitante, con Favero e Aveni out ormai per tutta la stagione. Sove e Lavardera sono squalificati. Il ritorno di Ragosta riporterà al 4-3-3 con Brugaletta, Mileto, Sicignani e Polito in difesa, Mengoli, Mannoni e Mauro o Di Domenico a centrocampo. In attacco Ragosta, Dieme e Retucci. La gara sarà diretta al signor Taricone della sezione di Perugia, collaborato dagli assistenti Bentivegna e Bennici di Agrigento. Fischio d'inizio alle 15.